Ecco, siamo live. Ciao a tutti. Ciao, Salve a tutti, salve a ciao, ciao. Questa nuova rubrica che ci siamo inventati in questo periodo in cui si può viaggiare soltanto stando a casa e uscendo quando è possibile. E un saluto a tutti quelli che ci seguono e che seguono anche la pagina di Nicolò della libreria L'Orta Minore Libri e Mappe. E che ci ha gentilmente concesso di intervenire in questa rubrica che noi abbiamo creato proprio perché abbiamo la fortuna a Pisa di avere una libreria viaggi. Non sono moltissime, quindi riteniamo abbastanza fortunate. E la libreria appunto tratta libri di viaggio, ma non soltanto guide, ma un po' tutto quello che concerne il viaggio, e infatti dopo vedrete quali sono i consigli di Nicolò. E non lo so, vuoi dire qualcosa tu di specifico? I libri si inseriscono comunque nel nostro mese dedicato all'Iran, quindi alla letteratura persiana. Sono dei consigli che hanno stupito anche noi perché ci aspettavamo una guida di viaggio tecnica, invece sono delle guide di viaggio un po' particolari che non sono soltanto per turisti, ecco, sono qualcosa che ci fa immergere di più nel paese che andremo a visitare virtualmente. Esatto. E la rubrica l'abbiamo voluta ideare proprio perché forse non è possibile al momento spostarsi più di tanto, però trattando noi ogni mese, diciamo, un paese o un'area del mondo diversa, ci faceva piacere anche includere qualche tipo di documentazione che potesse poi tornare utile in un momento successivo. Nicolò appunto ci ha sorpreso con i suoi consigli, adesso noi lo introduciamo e lui ci racconterà perché ha pensato proprio a questi volumi. Ciao. Ciao a Ciao, ciao. tutti, mi stavo picchiando con la tecnologia, che non è il mio forte. Dovrei essere riuscito a condividere la diretta. Ora, se mi vedete che guardo da un'altra parte è perché ho un altro computer con tipo una postazione aerospaziale. Sto guidando tutta una serie di satelliti. Io sono una navicella spaziale, quindi insomma Sì, quindi siamo ben siamo attrezzati. messi bene. Allora, vediamo se, ok, dovrei riuscire anche a condividere sulle varie pagine legate alla libreria. Ci siamo, via. Allora, innanzitutto grazie per avermi invitato, per aver pensato all'Orta Minore come partner per questa cosa che fate. Mi fa molto molto piacere. Non è un periodo, diciamo, molto adatto ai viaggi, chiamola così, anche perché insomma siamo un po', fino a poco tempo fa eravamo tutti rinchiusi in casa, adesso siamo rinchiusi nella provincia, nella regione, e diciamo all'estero mi sa che sarà un po' difficile. E quindi per delle librerie di viaggio come la mia, che già sono poche, in Italia già siamo più o meno una decina, forse anche meno, cioè specializzate sui viaggi, tutta la parte che riguarda le guide va un po' lasciata perdere, a meno che non si voglia parlare di cose molto vicine a noi. Quindi quest'anno sarà un po' una scusa per scoprire cose vicino a dove abitiamo, quindi percorsi a piedi, in bicicletta, tutto quello che reputiamo troppo vicino per valer la pena di essere andato a vedere. Cioè, di solito si dice: sì, ma lì posso andarci comunque, tanto è a due passi, ci posso andare quando voglio, poi non ci andiamo mai. Quest'anno penso sia la situazione giusta, magari ne avremmo fatto anche a meno, però ormai prendiamocela. Cogliere Sì, l'occasione.
E quindi poi questo si riallaccerà anche alla scelta dei libri che vi ho sottoposto, che vi ho suggerito. E buona parte in questo momento del lavoro delle librerie di viaggio è far capire che la libreria di viaggio non è soltanto guide e mappe, ma è anche tanta letteratura di viaggio. E la letteratura di viaggio ha una storia lunga, molto, molto tempo che c'è gente che scrive di viaggio. Si parte da Strabone, da Erodoto, da Ibn Battuta, esatto. tutti i grandi, scusate, c'ho anche mia mamma che mi dà consigli su come devo stare per essere inquadrato, da casa naturalmente, e devo farlo perché sennò, nonostante la mia tenera età, mi bacchetta. E, dicevo che anche tutti i più grandi romanzieri dell'Ottocento, del Settecento e dell'Ottocento, venivano testati dagli editori e venivano mandati a fare un viaggio, e veniva chiesto di fare un resoconto di viaggio, tanto che i vari Dickens, Stevenson, hanno tutti scritto di viaggio prima di pubblicare quello che hanno pubblicato. Quindi la tradizione parte da molto molto indietro. Poi noi abbiamo degli italiani che hanno fatto la storia, penso Marco Polo ad esempio. Quindi diciamo, di tradizione ce n'è. È caduta un po' nel dimenticatoio, come diverse cose relative al viaggio, al momento in cui c'è stata occasione di muoversi più facilmente. Quindi quando gli spostamenti in aereo sono diventati più semplici, quando l'arrivare dall'altra parte del mondo non era più un'avventura ma una questione di 15, 16, 17 ore di volo, più o meno comodo, e quindi ha perso un po' di appeal. Ora lo sta riprendendo, negli ultimi anni ha ripreso molto, perché comunque il fatto che tutti si possano spostare fa sì che molti vogliano farlo, fortunatamente, in maniera cosciente, anche per differenziarsi dagli altri. Quindi fortunatamente si stanno ripubblicando tutta una serie di testi che possono aiutare a capire meglio un paese, il paese in cui si va, pur non essendo guide, perché magari parlano della popolazione, degli usi, dei costumi, degli incontri che possono essere fatti, e anche dello spirito del paese che si visita. Quindi, diciamo, in questo ambito qui, adesso, questo problema che c'è stato sarà comunque un ulteriore trampolino di lancio, spero, per viaggiare in maniera più cosciente e preparata. Cioè, poi si prospetta un cambiamento del turismo anche in questo senso. Sì. Potrebbe cambiare il modo di viaggiare, nel senso che si potrebbero preferire viaggi più lunghi e non quel turismo mordi e fuggi che poi è stato tanto criticato, no? Beh, diciamo che ci sono molte componenti che secondo me non è possibile calcolare in questo momento, come ad esempio quello che succederà da paese a paese nell'organizzazione proprio tecnica di tutto quello che è la ricettività del turismo, come saranno, che misure saranno prese, quali sarà l'approccio. Quindi è praticamente impossibile dirlo, anche perché la variabile impazzita sono i viaggiatori. Lo stiamo vedendo in questi giorni in questi primi giorni di apertura, che ci sono persone che si comportano in maniera estremamente cosciente, e forse addirittura sono più preoccupati rispetto a prima.
c'è un po' di paura sicuramente. E poi ci sono, c'è tutta un'altra schiera di persone che si comporta come se niente fosse. Che io per esperienza in libreria vi dico che c'è gente che mi è venuta a chiedere guide per paesi che in realtà ancora oggi hanno una situazione piuttosto complessa, e parlo degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti stanno salendo nella classifica dei morti, purtroppo, quindi un viaggio negli Stati Uniti è... Sì, però ci sono persone che non dicono, sì, vabbè, ma tanto prima o poi finirà, e quindi appena finisce ci vado perché costa meno. Ci sono anche questi ragionamamenti qui, quindi sarà da mettere in conto anche... Come sarà gestita dall'altra parte. Ci sono situazioni come quella dell'Austria che non vuole, che lascerà passare gli italiani che vogliono andare in Germania, lascerà passare i tedeschi che vogliono venire in Italia, ma non vuole né italiani né tedeschi in Austria. Quindi ci saranno anche queste situazioni particolari. Quindi è molto difficile da capire. Presumo che prima del 2021, della stagione estiva del 2021, non si possano fare calcoli precisi di cosa sarà. E questo è un problema grosso sulle guide. Guide come la Lonely Planet, la Routard, la Rough Guide, che sono quelle più vendute fondamentalmente, e anche quelle magari un pochino più famose, hanno un sacco di informazioni tecniche e pratiche, quindi hanno indirizzi di dove mangiare, dove dormire, perché molto probabilmente i musei, le attrazioni rimarranno quelle, ma dove mangiare e dove dormire potrà cambiare la situazione. Cosa ci sarà, cosa non ci sarà. Anche consigli su come muoversi, come preferibile muoversi, quali mezzi prendere, che sono un po' diciamo i punti forti di queste guide, che non danno semplicemente dei consigli di cosa vedere, ma come muoversi, come spostarsi, preferenze anche, diciamo, molto dettagliate, perché comunque loro fanno esperienze sul campo, quindi sono Infatti informati. Si dovranno riorganizzare, perché comunque ci sono degli indirizzi che non corrisponderanno più, ahimè. Delle situazioni che saranno cambiate, quindi tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 tante guide verranno, non dico rifatte ex novo, ma ricontrollate per bene. In questo momento è un po' un terno al lotto prendere una guida di questo tipo qui. Ci sono altre guide che magari parlano più della cultura del paese, oppure sono più fotografiche, che in questo momento hanno la possibilità di avere una vita più lunga dal punto di vista proprio del libro sullo scaffale. Quindi anche in questo senso è stata la scelta dei libri sull'Iran che vi ho proposto. Sì, appunto, questo per noi è il maggio persiano, ma abbiamo notato che l'Iran è anche un po' esploso sui social, perché abbiamo visto tantissime dirette dedicate a tanti aspetti del paese, dalla letteratura alla cucina al cinema, quindi diciamo che l'Iran forse è sentito anche come un paese abbastanza vicino. Era stato avviato anche tutto un discorso di scambio, diciamo, letterario, però appunto poi la situazione attuale ha sovvertito tutti i piani, però a noi faceva piacere comunque iniziare proprio nel maggio persiano questa rubrica, e che giustamente poi con i consigli di Nicolò si rivela essere una rubrica quasi di approfondimento del viaggio nel paese che poi si è scelto, perché appunto, come abbiamo detto, non si potrà organizzare nulla nel breve periodo, quindi tutto quello che è guide, mappe, eccetera, potrebbe non essere
non potrebbe non essere utile. Invece, i consigli che Nicolò ci sta per dare sono forse più pensati per un approfondimento sul lungo termine e probabilmente poi un'organizzazione di un viaggio quando finalmente si potrà essere più sicuri e si potrà andare tranquillamente nei paesi, nel nostro caso nei paesi del vicino, medio ed estremo oriente. Quindi se per voi va bene, introduciamo i due volumi e io inizierei dall'autore che dà, credo, il titolo al tuo circolo letterario, mi sbaglio. Sì, perché mi ricordavo questa cosa. Il libro è questo qui. Pronunciatelo voi, vi prego. Sainza. Lui è Rizar Kapuscinski. Che è stato un giornalista e reporter, giusto? Probabilmente il più importante reporter moderno che ci sia stato nel dopoguerra, perché comunque si è dato il via a un, nonostante, cioè, oltre a essere estremamente bravo e avere una scrittura talmente tanto coinvolgente che è difficile leggere un libro di Kapuscinski e non andare poi a cercare gli altri, ha dato un'impronta molto molto importante a quello che era il mestiere del reporter di viaggio in un periodo in cui il mondo era diviso in due blocchi e lui faceva parte comunque sia di un blocco, quindi con la possibilità di viaggiare poco, anzi l'unica sua possibilità di vedere il mondo era quella di diventare reporter di viaggio. E così ha fatto, lui lavorava per un piccolo giornale in Polonia e riesce a diventare reporter di viaggio e la sua caporedattrice gli regala le storie di Erodoto, che è da considerarsi il primo reporter di viaggio in assoluto. Cosa comuna Erodoto e Kapuscinski? Il fatto che non sono influenzati dal modo di pensare del tempo, quando ad esempio Erodoto non chiama mai i popoli barbari, come facevano invece i greci. Quindi non si impone mai con un atteggiamento di superiorità. Stessa cosa che fa Kapuscinski nell'approcciarsi alle vicende che poi andrà a raccontare nella sua vita, dal suo periodo in Africa, quello in America Latina o in Persia. Non si approccia mai con la superiorità o col punto di vista che, insomma, in quel periodo c'erano due blocchi contrapposti, quello occidentale e quello orientale, c'erano due modi di raccontare quello che succedeva nel mondo, molto parziali, e lui invece racconta l'incontro con l'altro, a prescindere dal tipo di credo politico, religioso che poteva avere il suo interlocutore. E questo lo rende estremamente invidiato dagli altri reporter, estremamente scomodo per certi versi, perché ha una terza via che in quel periodo nessuno aveva in mente, e però lo rende il favorito di tutte quelle rivoluzioni che sono state raccontate, perché come succede, come si vede nel suo libro Ebano, le rivoluzioni africane, chi faceva la rivoluzione in Africa voleva lui come reporter, perché lui raccontava, loro erano sicuri che lui potesse raccontare la verità di quello che succedeva senza influenze politiche, senza deviare quella che era la storia. Insha racconta l'ultimo anno dello Shah di Persia, di quella che è stata la rivoluzione
più grossa che ha portato la Persia a diventare Iran, e un'ascesa dello Shah che era in qualche modo non era sembrato un personaggio così entusiasmante, perché diciamo non aveva avuto un impatto molto molto bello durante la sua ascesa al potere. Scusate che c'è gente anche fuori dalla libreria che naturalmente non legge il cartello che è chiuso, e devo fare il segno che è chiuso. È chiuso. Sì, c'è l'orario, c'è scritto che è chiuso, grazie. Andate al mare come fanno tutti, dai. Ha fatto Frida, andate al mare. Questa è una frecciatina. No, nel senso, la città è vuota, due davanti alla libreria. Se fosse stato aperto non sarebbe passato nessuno, fidate. Tanto funziona sempre così. Anche ieri mattina avevo un collegamento con la scuola del viaggio e non c'è stato nessuno fino a che non ho deciso di chiudere la porta per fare il collegamento in pace. Hanno cominciato a bussare al vetro. Ma è la legge di Murphy questa. Esatto, sì, lo stavo per dire. Esatto. Allora, torniamo a Kapuscinski. Kapuscinski racconta una cosa al di là degli eventi che lui descrive dalla sua stanza d'albergo, piena di ritagli di giornale, mettendo insieme tutta una serie di informazioni che lo portano a capire il senso di quello che stava succedendo, prima ancora che i diretti interessati capissero cosa stava succedendo. Perché c'è una cosa da dire su Kapuscinski. Kapuscinski ha sempre detto che la cosa importante per lui come reporter era l'avere la possibilità di perdersi nel paese in cui era. Come fare a perdersi in maniera cosciente? Bisogna raccogliere più informazioni possibile su quel paese, di modo che davanti a un incrocio tu puoi andare a dritto, a sinistra o a destra, senza temere di trovarti in difficoltà, perché comunque lui cercava di avere questa preparazione di base per cui poteva concedersi il lusso di non pianificare quello che doveva fare, anche perché le cose belle avvengono quando non le pianifichi, fondamentalmente. Quindi cosa fa? Lui si informa a 360 gradi di quello che sta succedendo nella società persiana. Società persiana che era una delle più liberali, non solo della zona dell'Asia centrale, ma proprio anche di tutta Europa. Si dice che si vedessero più minigonne a Teheran che a Parigi negli anni 70. E per minigonne si intende il simbolo, in quel momento era il simbolo dell'emancipazione. Improvvisamente cosa succede? Si scopre il petrolio in Iran e quello che era uno Shah molto dimesso, poco esuberante, diventa quasi sprezzante nei confronti del suo stesso popolo e della situazione, diventa prepotente. Questo fa sì che l'unico luogo in cui la popolazione si può sentire al sicuro è nelle moschee. Esatto, sì. Si ritira nelle moschee e nelle moschee comincia la presa di potere di quello che poi sarà la presa di coscienza della costruzione di una rivoluzione che poi sarà quella comeinista, che porterà al potere un Khomeini e comunque sia farà diventare la Repubblica Iraniana. Dalla Persia si passerà alla Repubblica Iraniana.
una storia completamente diversa ai paesi che ci sono intorno. L'Iran è una posizione un po' particolare perché è il punto d'ingresso, venendo da ovest, è il punto d'ingresso verso l'Asia centrale, venendo da est è il punto d'ingresso verso il Medio Oriente. Quindi anche fisicamente è sempre stato l'incrocio di tante vie commerciali e vie culturali, e quindi il livello culturale della popolazione, il sentire del popolo iraniano è estremamente diverso se paragonato al vicino Iraq o all'Arabia Saudita. Sono due modi di pensare completamente, anche l'essere musulmano è pensato in maniera completamente diversa. Questo fa sì che la popolazione oscilli magari da un leader all'altro, mantenendo vivo l'esatto contrario di quello che è il credo del leader che c'è e che ha il potere in quel momento. È un discorso un po' difficile. Ci siamo ritrovati a parlare di questi stessi temi un po' leggendo i romanzi del Maggio Persiano che abbiamo scelto, perché la rivoluzione del 79 ritorna anche nelle nuovissime generazioni. E poi perché appunto non si vuole comprendere che per parlare di questi paesi, come giustamente dice Kapuscinski, bisogna tenere presente che il discorso è molto complesso e bisogna poi conoscere molto della storia e della cultura di quel paese. E io ho un po' sfogliato il libro e lui, oltre poi a dare quasi un resoconto del suo modo di lavorare in questa stanza sempre incasinatissima e piena di appunti, articoli, eccetera, lui lo fa presente questa complessità quando poi va a toccare argomenti che ancora oggi sono centrali, come quello del petrolio, e non chiede semplicemente all'intellettuale di turno o non si informa soltanto con la stampa, ma chiede anche alla gente comune, quindi registra anche quello che è il sentire comune in relazione a questa o quella tematica. Ti torna come brevissima analisi è questo, è il modo di agire di Kapuscinski, è il modo che ha lui di descrivere i luoghi e sull'Iran si presta in maniera particolare perché comunque il popolo ha tanta voglia di parlare, l'aveva allora come ce l'ha anche adesso. Ora poi parleremo anche dell'altro libro, e nell'altro libro succede la stessa identica cosa. Tu hai un regime, però sotto esiste tutto un altro mondo. E la gente ha voglia di parlare di questo mondo. Se voi pensate al mondo iraniano, non si può semplificare la situazione politica e sociale con poche parole, senza esperienza sul campo sicuramente, e la popolazione è una fetta di opinione molto importante e rilevante sia a livello politico che come analisi socioculturale. Anche la percezione che la gente ha della situazione in cui vive non è sempre quella che gli altri vedono dall'esterno o che la politica ovviamente vuol far passare. Ecco, la voce diretta del popolo, della gente, è molto importante. Sì, certo. Sai, il problema è la percezione che abbiamo noi verso questi posti. Noi ci immaginiamo l'Iran come un luogo dove tutti sono convinti della politica portata avanti in questi anni, tutti sono estremamente convinti sostenitori della rivoluzione comeinista, che è una rivoluzione intesa come le intendiamo noi europei,
molto rigida. In realtà la rigidità sta nelle regole generali, ma sotto si sviluppa tutto un substrato che è quasi una seconda vita. La cosa più difficile che vi possa capitare andando in Iran in questo periodo, e ora no, però fino a 4 mesi fa, la cosa più difficile che vi poteva capitare era di riuscire a pagarvi una cena. Perché nell'arco del vostro viaggio, ogni singolo giorno, avreste trovato qualcuno che vi dava a cui chiedevate informazioni, a cui parlavate per sapere anche soltanto l'ora, che vi avrebbe invitato a casa a conoscere la famiglia in segno di ospitalità. Questa è una cosa che tutti quelli che sono andati in Iran da 3-4 anni a questa parte non si aspettavano, e tutti quelli che sono andati sono tornati a dirmi in libreria che questa cosa li aveva colpiti ancora più. La differenza tra la sfera pubblica e la sfera privata è sicuramente uno degli shock che una persona può avere in queste situazioni, perché in realtà la vita all'interno delle mura domestiche è veramente viva, e anche la passionalità che le persone possono mettere nell'accogliere non rispecchia la rigidità che l'Occidente vede in paesi come l'Iran, ecco. Sì, e quindi è per quello che secondo me è anche importante, oltre ad avere la guida, leggersi qualcosa di chi magari ha visitato il paese prima di te. Esatto, stavo per chiedere questo, perché una persona che organizza un viaggio in Iran, quando ovviamente potrà andarci, dovrebbe leggersi un libro come questo. Cioè, secondo te qual è il punto centrale? Perché ti dà la base del modo di pensare che ha la popolazione. Vale a dire, una popolazione che non si fa problemi a cambiare quando c'è bisogno di cambiare, ma che anche a costo di diciamo di facciata, di sembrare imbrigliata in determinate regole, ma è una popolazione che comunque non è così semplice da imbrigliare in queste regole. Cioè, le seguono perché comunque è una situazione migliore quella che hanno avuto con la rivoluzione comeinista. Uno può essere d'accordo o meno d'accordo, ma era una situazione migliore rispetto a quella che si era creata con lo Shah. Lo Shah passa da uno stile di vita molto molto permissivo, molto europeo, a una polizia politica che incarcera la gente così, perché si sveglia la mattina. Quindi in quel momento la situazione più favorevole per la popolazione era rivolgersi e supportare la rivoluzione comeinista. Nonostante il supporto alla rivoluzione comeinista, il popolo non ha perso quell'idea di libertà personale che noi occidentali pensiamo che non abbiano. Quindi è questo, leggendo il libro Shine Shine in particolare, perché si parte probabilmente, e qui dirò una cosa abbastanza forte, probabilmente Kapuscinski è l'occidentale che capisce questa cosa per primo dopo Alessandro Magno. Alessandro Magno è stato l'unico europeo, tra virgolette, che è riuscito a capire i popoli dell'Asia centrale, che si comportavano in maniera tribale, come si comportano ora. Non hanno mai perso questo modus operandi. L'unico che è riuscito a metterli a sedere e farli ragionare a livello di personalità occidentale è stato Alessandro Magno. Nell'Asia centrale tutti i paesi
occidentali, la Russia, tutti hanno provato a andare lì e imporre, senza voler sapere quali fossero le basi culturali. Perché parliamo di luoghi che hanno millenni di storia e di cultura, ed è ben radicata non solo nelle istituzioni, ma nelle singole persone. Basti pensare tutta quella che è stata la produzione cinematografica arrivata dall'Iran negli ultimi 20 anni, negli ultimi 30 anni, gli scrittori, tutto, insomma, magari molti non sono stati tradotti, gli scrittori, ma la produzione letteraria è grossina, si potrebbe dire. Quindi è un paese tutt'altro che fermo immobile nel credo politico imposto dall'alto. Quindi leggendo Kapuscinski, e poi se ne ha una controprova col libro di Anna Van Zandt, che è il secondo libro, Diario Persiano, e se ne ha una riprova, perché ai giorni nostri Anna Van Zandt va in Iran e, conoscendo le persone che incontra nel viaggio, ha la stessa sensazione, pur con un approccio diverso, che aveva ricavato Kapuscinski. Vale a dire che c'è un regime, ci sono delle regole, a un certo punto si spenge la luce, cala la sera e c'è un mondo completamente diverso, che non è contro, ma sì, convive. Come si diceva prima? Ripeti, Frida. Frida, non... due dimensioni che convivono nell'Iran. Questa è una cosa che non succede, in altri posti intorno non succede. Questa è una cosa molto peculiare proprio dell'Iran. Altri stati, forse l'unico stato dove poteva esserci una situazione simile era la Turchia pre-Erdogan. Io mi ricordo nel 2009 in Turchia era normalissimo vedere due amiche, una col burka, una vestita all'occidentale, che chiacchieravano tranquillamente, come era normalissimo avere una moschea accanto a una discoteca. Quando io sono andata in Turabdin, nell'Anatolia sudorientale, e c'era già Erdogan e c'era già una certa atmosfera, ma erano i suoi primi anni, e io mi ricordo chiaramente la ragazza vestita all'occidentale e la ragazza invece con il velo, non particolarmente tradizionale, però diciamo abbastanza morigerata, e una certa diffidenza che cominciava a circolare nei confronti di militari e forze dell'ordine varie, per cui era anche abbastanza non rischioso, però andare in giro cominciava a diventare problematico, perché ti venivano chiesti documenti, ti venivano fatte delle domande, e ovviamente, essendo il Turabdin una zona del Kurdistan, c'erano molti controlli, forse ingiustificati, non lo posso sapere, nei confronti della popolazione curda. In Turabdin coesistono i curdi, i cristiani siriaci e i turchi di religione musulmana, quindi diciamo che è una zona che racchiude un po' di tutto, ed è stata poi una delle zone critiche dopo lo scoppio della guerra in Siria. E da lì poi già si cominciava a parlare di islamizzazione della Turchia sotto Erdogan. Sì, diciamo che ora, senza poi volerci spostare sulla Turchia, la laicità dello Stato turco
sotto Ataturk e tutto quanto, è stata a un certo punto spazzata via in un processo che vagamente ricorda quello che è stato o che poteva essere l'evoluzione dello Scià di Persia. Il comportamento di Erdogan è cambiato a un certo punto per vari motivi, non è questa la sede in cui sviscerare queste cose, ma ha preso sempre più un atteggiamento di prepotenza che ha portato quasi a una divinizzazione della sua figura. Quello che era fondamentalmente poteva essere in mente, poteva essere venuto in mente allo Scià di Persia, che avendo improvvisamente ricchezze e potere, tutti dovevano obbedirgli perché lui era ricco e potente, e la sua idea era quella di ingrandirsi in questo modo. Tornando, però, vabbè, insomma, diciamo che questo ci fa capire, Kapuscinski e Anna Van Zandt ci fanno capire, magari mettendo anche insieme le vicende che raccontano a distanza di quanto, 30 anni, quasi 40 anni, l'uno Perché dall'altra. questo è dell'81, vero? Sì, che però racconta il 79 fondamentalmente, e la Van Zandt, mi sembra che lo scriva nel 2013-2015, no, forse Sì, più anche di più. 30 anni di distanza. Quindi, sì, vedessi qualcosa, nel 2017. 17, quindi è recentissimissimo. Quindi ci fa capire come di base l'istinto del popolo iraniano non è cambiato. È quello, e questo ci può far pensare benissimo che non sia una cosa scoppiata, un'idea venuta fuori nel 79 con la rivoluzione, ma che fosse un'idea che fa parte della tradizione, quella di essere un popolo indomito, cioè magari. Per quieto vivere si fa comandare con determinate regole, ma non rinuncia certo alle libertà individuali. E Diario di Persiano di Anna Van Zandt ha una cosa in più rispetto a Kapuscinski, che è il punto di vista femminile. Ancora oggi viaggiare al femminile è complicato. Il raccontare i viaggi al femminile è ancora più complicato. Sono pochissime le scrittrici di viaggio moderne che riescono in qualche modo a dare un'immagine in qualche modo pura del viaggio. Perché vivono spesso e volentieri i viaggi al femminile sono vissuti tra mille difficoltà e mille preoccupazioni, che è brutto da dire, un uomo non si pone nemmeno. Certo, sì, è così ovunque, anche semplicemente spostarsi in città, insomma, non è una cosa di un viaggio lontano, ecco, No, che no, no, questa no, ancora qua questo purtroppo. è su tutti i viaggi. Tanto che c'è una cosa stranissima nella letteratura di viaggio, è che statisticamente le scrittrici sono più brave a raccontare un viaggio statico, quindi a descrivere una città, a descrivere un luogo fermo, mentre il viaggio inteso come percorso per andare da un punto A a un punto B, è molto più appannaggio dell'uomo. Per tradizione c'è sempre stata più libertà e da questo punto di vista sono stati sempre meno ostacoli, anche perché le donne,
fino a, insomma, diciamo, potevano muoversi più o meno liberamente a fine Ottocento, se andavano a raggiungere il coniuge, che magari era al servizio dell'ambasciatore a Teheran, come ad esempio capita a Vita Sackville-West, che ha scritto un libro che si chiama Passaggio a Teheran, in cui lei si annoiava terribilmente nei salotti inglesi a prendere il tè e insomma le giravano anche un pochino le scatole perché non sapeva cosa cavolo facesse suo marito a Teheran, e quindi decide un giorno di prendere e andare fino a Teheran a vedere perché suo marito poteva star lì e lei no, perché suo marito aveva potuto affrontare quel viaggio e lei doveva rimanere a Londra a bere il tè con le amiche, perché insomma, diciamo, la tradizione voleva così. Questa è una cosa che adesso va a momenti, la libertà di viaggiare, la sicurezza di arrivare in un posto del genere senza problemi. È difficile, siamo molto, molto indietro dal punto di vista dell'approccio tra esseri umani, e questo nei viaggi si riscontra, ahimè, in maniera piuttosto evidente, soprattutto da quando ci si riesce a muovere più, in maniera più semplice. Nonostante la possibilità di muoversi, quindi i mezzi che esistono, a livello sociale questa differenza permane e è molto forte ancora nel 2020. Ma muoversi, sai, muoversi è diverso da viaggiare. Se tu viaggi, tu parti con l'idea che vai a incontrare qualcosa di nuovo e quindi sei aperto o aperta a capire tutto quello che ti arriverà. Se tu ti muovi, cerchi le stesse cose fondamentalmente che hai a casa. Cerchi di spostarti nel minor tempo possibile. Io ultimamente sto facendo un esempio. Se io vado da Pisa a Parigi in moto, io adoro andare in moto, mi becco tutto quello che c'è tra Pisa e Parigi. Se io ci vado in aereo, entro in aeroporto a Pisa, esco in aeroporto a Parigi e non so cosa c'è tra Pisa e Parigi. Non so come cambia il paesaggio, non so come cambiano le persone, non so nemmeno come mai Parigi è così grossa. Non riesco a avere la percezione, quindi cosa vado a cercare? Vado a cercare o le cose tradizionali di Parigi, di un luogo, perché me le hanno dette, senza capirle appieno, senza capire perché si va in una brasserie o si mangia un piatto particolare, e non ho nemmeno la possibilità di capire che c'è stata un'evoluzione per cui sono arrivato a mangiare quel tipo di piatto a Parigi, che magari l'hanno portato da un'altra regione della Francia, degli emigrati che ci sono arrivati perché c'era stata una carestia storicamente, quindi c'è una grossa comunità. Quindi il viaggiare è tutto questo rispetto al muoversi. L'effetto controproducente è dovuto al fatto che come esseri viventi tendiamo a impigrirci. Beh, sì. Quindi più siamo serviti. Ci sono anche. Vai. Vado, ok. Ci vuole un pulsante per prenotarsi. E forse anche sì, si è persa un po' la tradizione del godersi il viaggio proprio come tragitto, ecco, non come vado in una meta e vedo quello che c'è lì limitatamente a questo. Il viaggio una volta, cioè se io penso a una cosa abbastanza recente che mantiene questa caratteristica è l'Interrail, il fatto che diciamo
le visite alle città non siano semplicemente lo spostare, cioè l'andare in quel posto, ma percorrere tutto un tragitto che uno ha meditato e ha portato con un senso a, poi a visitare tutte le città che lo compongono. Però ecco, il godersi e anche l'affaticarsi durante il tragitto e il viaggio vero e proprio. Sì, certo. Poi, allora, diciamo che ci sono due componenti del viaggio che spesso vengono dimenticate o tralasciate, che sono la preparazione e il ritorno. E un viaggio non è completo se non c'è la preparazione, anzi, più profonda è la preparazione, più ci sarà possibilità di capire quello che ci troviamo davanti, e qui mi riallaccio appunto al discorso che facevo su Kapuscinski, tutta la serie di informazioni, ora non da fare come lui che si rinchiudeva nella stanza dell'albergo con tutti gli articoletti di giornale, però leggersi qualcosa. Leggere diario persiano e Shai Shah prima di andare in Iran, questo sì. Perfetto. Anche perché diario in libreria sei assunta. Anche perché il diario persiano è suddiviso, vabbè, l'intento sembra molto simile, no, a quello di Kapuscinski, cioè dare l'immagine di un Iran che non sia stereotipato, facendo proprio un suntissimo. Però poi Anna Van Zandt divide i capitoli del libro in aree, e parte appunto da Teheran, poi i deserti, poi Kerman, Shiraz, dintorni, il Golfo Persico e poi l'altopiano, e questo può essere utile per avere anche una mappa mentale del paese che si va a visitare, e non soltanto pensare, ok, tanto vado lì, guardo i primi monumenti più famosi, i primi posti più gettonati e poi torno a casa. Invece così lei ti dà non soltanto una mappa concettuale di quello che c'è, di tutto quello che c'è anche a livello di retaggio culturale e storia, ma ti dà anche la sua impressione, perché poi ti racconta i suoi ricordi, perché a lei piace un posto piuttosto che un altro, e così tu ti approcci al viaggio e al paese che vai a visitare con un bagaglio in più, cioè con un bagaglio a mano, che sono quei libri che ti consiglia Nicolò. È il senso anche di questa rubrica, perché non possiamo muoverci fisicamente, ma possiamo acquisire delle informazioni e anche delle curiosità, delle cose che diciamo, i siti, mi viene in mente, qualunque non possiamo trovare, perché comunque sono due persone, due autori che hanno approfondito un paese anche con un background culturale e una formazione professionale importante. Sì, anche perché Anna Van Zandt è docente di cultura araba alla Statale di Milano, cioè non è che una che è andata lì e poi ha scritto un libro. Si può fare, c'è tantissima gente che si è ritrovata ad amare l'Iran, o è partita appassionata dalla lingua e poi si è ritrovata a vivere in Iran per 1 o 2 anni e poi è ritornata e ha raccontato la sua storia. Però ovviamente questi sono due libri che hanno lo stesso obiettivo, però sono scritti da due professionisti di ambiti differenti. Si vede, e secondo me sono anche necessari, perché ti danno anche delle informazioni che non potresti reperire in altro modo. Capire perché sei arrivati ad avere il paese che si va a vedere oggi, così come oggi, e capire poi che ci sono tantissime sfumature dietro all'abbigliamento molto tradizionale che noi vediamo e che moltissimi criticano, perché poi la critica spesso si ferma lì a queste critiche sulla restrizione dell'abbigliamento, non poter bere, non poter festeggiare, e poi scopri che in Iran si fanno i festini a casa e la gente si diverte un botto. E questo l'ha raccontato Anna Van Zandt la scorsa settimana, anche che lei si ritrovava all'improvviso in questi festini casalinghi in cui si faceva di tutto, e lei era anche un po' imbarazzata, perché paradossalmente non era un ambiente che faceva per lei. Ecco, io una cosa, io questa la consiglio da libraio, da viaggiatore, da,
da curioso e da sostenitore che i viaggi sono molto importanti, a prescindere da uno dove voglio andare, sono molto importanti per la crescita come persona. Provate a fare un esercizio se andate in un posto, in questo caso se andrete in Iran, spero presto, e naturalmente spero che vi sarete letti Shahin Shah e Diario Persiano. Poi magari ve ne consiglio un altro che è di Gertrude Bell, che è di un secolo fa, ma è molto molto attuale come libro. Rileggete quei libri dopo essere tornati dal viaggio e Per vedere cercate di quanto. capire cosa è cambiato nel vostro modo di percepire il libro. È come c'è un libro bellissimo che si chiama Le rughe di Cortona, quindi senza andare troppo lontano, scritto da Tito Barbini, che ha viaggiato in lungo e in largo per il mondo e in questo libro lui è di Cortona. E in questo libro racconta di come la vera dimensione di come lui è cambiato la trova tutte le volte guardando i vicoletti, le rughe della sua città natale e riuscendo a percepire dei particolari che prima non vedeva. Quindi andare a conoscere un altro paese serve sicuramente per tornare a vedere qualcosa di più. Avere uno sguardo più allargato anche su dove si abita di solito. E il libro che vi dicevo in più, Quindi leggere prima di andare, rileggere dopo aver leggere visitato. fa sempre bene. E ieri a questo corso, alla scuola, a questo intervento che ho fatto alla scuola del viaggio, che stavano facendo questo seminario, e pazzi loro mi hanno chiesto di fare un intervento. Dove peraltro ho consigliato un altro libro di Capuccinski tra gli altri. Sia io che un autore interpellati abbiamo detto: mi raccomando, ogni volta, cioè se volete scrivere una pagina, dovete averne lette perlomeno 1000. Quindi leggere va sempre bene, perché diciamo che questi viaggi qui sono esperienze che porteranno nel 90% dei casi la persona che li vive a scrivere qualcosa, a fare una foto, a disegnare, comunque a fermare le sensazioni. Per trovarsi nelle condizioni migliori, per rendere più nitido il ricordo, per rendere più nitido quello e chiaro quello che uno eventualmente scriverà. È sempre bene aver letto di tutto e di più su quel paese. Beh, Quindi. diciamo che questa rubrica ci aiuterà a conoscere alcuni paesi da un punto di vista diverso e attraverso libri diversi. Prova. Sì, un'ultima cosa Proviamo. sul tocco femminile della Van Zan. Lei in alcuni capitoli di Diario Persiano mette l'accento su quelle che sono le pratiche culturali prettamente femminili, su quelle che sono le tradizioni che hanno visto un'evoluzione, un'inclusione delle donne anche in pratiche religiose che prima erano soltanto appannaggio degli uomini e di pochi uomini. Diciamo che questi due libri sono, tra l'altro ci sono qui delle foto molto carine, e questi due libri ti danno un po' un arco generale che ti puoi portare dietro per comprendere quello che vai a vedere, poi dopo però ci devi anche innestare sopra altre informazioni perché altrimenti rimani un po' monco. In questo senso noi appunto proponiamo questa rubrica e Nicolò ci dà i suoi consigli per dare un piccolo input e poi in base al viaggio che ognuno di noi vorrà organizzare, passare dal libraio super informato e chiedere altro materiale perché comunque sia c'è sempre qualcosa da imparare.
ed è anche bello andare così preparati, tanto in generale ma anche nello specifico, quindi se uno si preparerà su Shiraz, sì, perché andare un po' allo sbaraglio poi ti fa perdere un sacco di sensazioni e di non soltanto insomma posti da visitare, ma proprio emozioni che tu puoi avere quando vai in un determinato posto, no? Sì, poi come dicevo all'inizio, per assurdo, più sei informato, più ti puoi concedere di perderti. Se tu conosci un posto, conosci le tradizioni, conosci quello che potrebbe essere anche il modo per poter rispettare la cultura e la tradizione di un popolo, ti puoi permettere di diciamo in maniera brutta di scialare molto di più e di concederti molto più tempo. Beh, mi ha scritto un paio di titoli lì, magari ci scrivo anche quello di Gertrude Bell, se no poi mi possono scrivere anche in libreria, sarò felice di rispondere. Non ce ne sono tantissimi, ahimè, di libri di viaggio sull'Iran, perché come spesso succede per certi posti, per certe zone un po' di conflitto, il sopravvento viene preso da un altro tipo di letteratura, certo. Letteratura un pochino più giornalistica, d'inchiesta su altri argomenti differenti dal territorio, dai luoghi e dalle persone. Sì, ora è recentissimo un libro su l'Iran ai tempi di Trump, che è l'argomento del momento, purtroppo, e che poi è un argomento che sta avendo un'evoluzione rapidissima, visto gli ultimi avvenimenti, e poi noi, vabbè, conosciamo un po' di, appunto grazie al Maggio Persiano, abbiamo conosciuto un po' di letteratura recentissima, e c'è un filo conduttore nei romanzi che abbiamo letto, e poi ne parleremo a fine mese, però il filo conduttore, i fili conduttori anzi sono due e collegati tra di loro, perché si parla sempre della rivoluzione del 79 e sempre di questi due Iran che a volte si scontrano, a volte convivono, un Iran pubblico molto modesto e attento a, diciamo, all'etica pubblica, e invece poi un Iran più domestico e intimo, più libero e più incline anche alle influenze esterne, e avere poi avere anche la parte, l'altro lato della bilancia, che possono essere libri di viaggio, ti fa capire, diciamo, anche su cosa si basano questi romanzi recenti. Ecco, qui vedo l'altro titolo. Comunque sì, sia, vai. Me ne sto cercando altri due o tre, così magari uno si può fare anche un'idea dell'Iran, certo, visto, tutti insieme, visto in momenti e con occhi diversi, che così contribuisce a fare. Poi naturalmente fa tutto gioco... è tutto pro bono mia, perché se vengono a prendere 5 libri ogni volta che devono andare in un paese, oltre alla guida, a me va di lusso, certo. A livello di guadagni. Allora, la libreria di Nicolò è a Pisa, ovviamente, in via Mercanti 19, giusto? Sì, via Mercanti 19. 19, tra l'altro lui ha questa libreria bellissima, secondo me, dove ci trovi di tutto, è un ambiente veramente molto, molto bello da visitare, e poi insomma ci si può fermare non soltanto a cercare i libri, e appunto negli scaffali trovate le guide, però trovate anche romanzi e letteratura di viaggio, e chi più ne ha più ne metta, e soprattutto poi se vi piacciono le mappe, Nicolò è abbastanza fornito, e quindi se siete a Pisa o cercate una libreria di viaggio che spedisca, voi contattate Nicolò e Nicolò vi
prenderà i dotti sul paese che volete visitare e poi vi spedirà tutto quanto, quello che volete. Vi do soltanto, così mi faccio un po' di pubblicità, poi vi abbandono, vi lascio libere. Sì, anche perché sono qui da un'oretta, quindi... Allora, sì, io sono chiusa in macchina da un'ora, quindi... Allora, vi dico soltanto, allora, domani due eventi della libreria che sono un po' particolari. Uno sarà online come quello di oggi, martedì, ma domani è il 25 di maggio e dal 2001 il 25 di maggio c'è il Towel Day. Per chi non sapesse cos'è il Towel Day, diciamo, è un modo per festeggiare Douglas Adams, l'autore di Guida Galattica per autostoppisti, di cui io sono un fan sfegatato. E la cosa che vi chiedo fondamentalmente è di venire in libreria, oltre che con la mascherina, e i guanti ve li fornisco io, con l'asciugamano, con un asciugamano sulla spalla. Dovete venire in libreria, urlare 42 e io vi darò un bicchiere di, diciamo, è un gotto pangalattico, in realtà sarà un bicchierino di vino, di birra o di bevanda analcolica, se volete, e vi darò una risposta a improbabilità infinita, quindi voi mi farete una domanda e io vi darò una risposta scritta a caso. Questo è l'evento di domani, dalle 16 alle 21, mentre martedì alle 18 ci sarà la presentazione online del libro Gusci, edito da Mondadori, di Livia Franchini, pisana, amica, da un po' di tempo residente in Inghilterra, molto, molto interessante. Non è proprio un libro di viaggio, però è un libro scritto da una persona che viaggia e ha due estremi di viaggio molto diversi fra di loro, nonostante siano vicini. Quindi queste due cose, se uno volesse proprio non si fosse stancato della mia presenza oggi e volesse ribadirci domani e dopodomani. I tuoi appuntamenti sono sempre visibili sulla tua pagina Facebook e Instagram, quindi seguite la pagina di Libreria Rossa Minore Libri e Mappe e rimanete così aggiornati. Noi il prossimo evento che avremo sicuramente sarà quello incentrato sui libri del mese, vediamo un attimo quando piazzarlo. E nulla, noi speriamo di portare poi... Trovate tutte le informazioni sulla nostra pagina, costantemente aggiornata. E poi speriamo di portare questa rubrica quando si potrà in libreria, perché online ci stiamo rendendo conto che è molto bello, è molto comodo, però no, a noi piace l'ambiente della libreria e poi parlare con gli orientalettori che vengono a vedere le nostre presentazioni e a partecipare al nostro book club, e quindi se si potrà, quando si potrà, ci ritroveremo nella libreria di Nicolò a parlare di letteratura di viaggio, guide e viaggi in generale, poi scambiarti qualche opinione, qualche impressione e anche consigli su cosa leggere e come organizzare un viaggio, preparare un viaggio e tutte queste belle cose che sicuramente si potranno fare, speriamo presto. Con pazienza, speriamo presto. Tutti i consigli di Nicolò li troverete poi in un post raggruppati che pubblicheremo su Facebook e su Instagram, taggandolo ovviamente. Benissimo. Io vi ringrazio per avermi ospitato. Grazie a te e ci vediamo, speriamo presto. E forza e un po' di... incentivo a creare questi momenti che sono poi momenti di condivisione massima di qualsiasi libreria indipendente. Evviva sempre le librerie indipendenti che ti danno i consigli giusti. Grazie a Benissimo. Voi. Grazie Nicolò. Ciao.